Bentrovati con la nostra trasmissione In Salute. Oggi parliamo ancora di benessere psicofisico, parliamo di salute, facciamo informazione sanitaria o perlomeno ci proviamo. Parliamo di un argomento in senso generale che è l'assistenza sanitaria, ossia cosa bisogna fare per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, per avere un medico curante. Lo facciamo con il nostro ospite in studio, la dottoressa Valeria Mina, responsabile di assistenza primaria della Storino 4. Dottoressa, entriamo subito nel vivo della nostra puntata e le chiedo cosa offre l'assistenza sanitaria di base. L'assistenza sanitaria di base è l'insieme delle prestazioni e dei servizi primari, ovvero di base, rivolti alla popolazione generale, al fine della tutela, e sono il servizio di prossimità, cioè sono i servizi che tutta la popolazione, nell'esperienza ordinaria, la popolazione in salute incontra. Concretamente si tratta i servizi principali sono l'assistenza erogata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Attraverso la presa in carico e in cura dei propri pazienti, il medico di medicina generale offre la tutela della salute per la popolazione generale, attraverso le attività ambulatoriali o le attività a domicilio. Al medico è affidato il percorso del paziente e quindi la tutela della salute, invitandoli a sani stili di vita per la popolazione sana, e con l'invecchiamento della popolazione o per la popolazione malata, a seguirne il percorso di diagnosi, per arrivare alla diagnosi della patologia, e di cura attraverso le prescrizioni farmaceutiche, attraverso l'invito, l'affidamento a degli specialisti per completare la diagnosi. Diciamo che il medico curante è quello che dovrebbe conoscere meglio il paziente. Ed è quello che può tirare le fila della storia sanitaria del paziente. Il problema della specialistica è proprio il rischio di frammentazione, mentre il medico ne ha una visione unitaria, oltretutto ne conosce la collocazione all'interno del nucleo familiare, ne conosce il ceto sociale, ne conosce le caratteristiche spesso della casa, ed è proprio il primo interlocutore e la prima porta dell'assistito verso l'ASL, verso il Servizio sanitario Nazionale. Ma ci sono dei requisiti specifici per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale? L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per la popolazione italiana ed è fatta di prassi all'atto della nascita. Cioè, i genitori si recano all'ASL, iscrivono il bambino e contestualmente operano la scelta del medico di medicina generale. Questa scelta prosegue, viene a mancare quando per esempio il medico si pensiona o quando uno si trasferisce, e benché sia obbligatoria anche la scelta del medico, c'è una parte di popolazione che non ha il medico proprio perché non provvede se passa da un ASL ad un'altra ASL o se appunto il medico si pensiona. Però l'iscrizione è obbligatoria perché consente il riconoscimento del cittadino da parte dell'Agenzia delle Entrate, e ciò consente l'emissione della tessera sanitaria. Però uno potrebbe non iscriversi? Il paziente non iscritto non ha in dotazione la tessera sanitaria e quindi quando si rivolga ai servizi sanitari è un paziente sconosciuto, perché non è identificato all'interno delle anagrafi dei cittadini iscritti. Quindi è un requisito fondamentale ed è necessario procedere, mentre, ripeto, una parte della popolazione poi rimane senza medico se per incuria non procede, ma mantiene l'iscrizione. Ho capito. I cittadini residenti in altre aziende sanitarie locali o fuori regione che soggiornano temporaneamente nel comune diverso da quello di residenza possono iscriversi temporaneamente nell'ASL dove domiciliano? La norma è l'iscrizione nel comune di residenza, questa è una norma nazionale e associa all'ASL il paziente all'ASL in cui insiste il suo comune di residenza. È prevista la domiciliazione, ma a fronte di precise condizioni, nel senso devono sussistere condizioni di studio e condizioni di lavoro, le quali non comportino il cambio della residenza. È ovvio che nel periodo di studio uno non trasferisce la residenza, è anche un lavoro a carattere a tempo determinato, mentre non è possibile la domiciliazione se uno per esempio
trasferisce in modo arbitrario la residenza per motivi fiscali in un'altra sede, in un altro comune, e poi pretende di mantenerla nell'ASL in cui era iscritto. Però io mi immagino soprattutto le persone anziane che spesso vanno dai figli e magari stanno dai figli quei 5 o 6 mesi. Esatto, quella è la terza condizione, i motivi di salute. Quindi per la popolazione giovane sono solitamente motivi di studio o di lavoro, per la popolazione anziana la necessità invecchiando di appoggiarsi ai nuclei dei figli, e quindi noi lo vediamo, abbiamo molte famiglie che pervengono dal meridione e si appoggiano temporaneamente. Il carattere della domiciliazione deve essere superiore ai 3 mesi, perché se io mi reco in un'altra regione per un mese non è... Però in questo caso io mi devo cancellare dalla mia ASL. È obbligatorio la cancellazione. Perché sennò avrei una doppia iscrizione, esatto. Giusto? Molti assistiti arrivano con già la cancellazione, se no provvede, dipende dalle ASL, provvede l'ASL. Non è possibile procedere a una nuova scelta se non c'è la cancellazione, proprio per questo, per evitare la duplicazione Invece, delle scelte. Invece per i cittadini italiani residenti all'estero, quando rientrano nel nostro paese, hanno diritto all'assistenza? Sono i cittadini iscritti all'AIRE, ovvero l'anagrafe italiana dei residenti all'estero. Questi cittadini con l'immigrazione perdono la iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, vengono cancellati. Loro sono inseriti in comune in un'anagrafe parallela, ma che non prevede e non consente l'iscrizione. Qualora rientrino, è consentita l'assistenza per un periodo di 90 giorni nell'ambito dell'anno sull'anno solare, e in questo periodo hanno diritto solo alle prestazioni ospedaliere urgenti. Per potersene avvalere, loro portano con sé dal paese in cui provengono un attestato di essere lo status di emigrato, e se non se lo sono procurato lo certificano quando arrivano all'ospedale, ma hanno diritto esclusivamente alle cure ospedaliere urgenti, cioè pronto perché soccorso, hanno definitivamente o in quel lasso di tempo trasferito la propria residenza all'estero. Invece ultimamente si parla di nuova tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, che la sigla è TSCNS, che già è incomprensibile. In che cosa si differenzia questa tessera rispetto alla precedente e cosa bisogna fare per attivarla? Nella regione Piemonte la maggior parte delle tessere sanitarie che erano già in dotazione stanno arrivando a scadenza nell'anno 2016, quindi saranno emesse oltre 3 milioni in questo anno. Quindi in questo momento quasi tutte le famiglie stanno vedendo arrivare a casa questa tessera. La tessera si chiama Carta Nazionale dei Servizi perché è uguale per tutta Italia, tranne la Lombardia, ma sostanzialmente è stata adottata da tutte le regioni. Ha le stesse funzionalità della vecchia tessera di cui eravamo in possesso, ovvero serve come codice fiscale, serve come tessera sanitaria, come tessera europea di assistenza malattia, ma al proprio interno, e questa è l'innovazione, contiene un microchip. Questo microchip necessita di essere attivato e l'unica modalità di attivazione è quello di recarsi all'ASL. In tutte le ASL ci sono degli uffici preposti, solitamente sono gli uffici in cui viene già fatta la scelta del medico di medicina generale. Viene richiesto al paziente, deve presentarsi personalmente, deve avere un documento di identità e deve essere in possesso di una mail. Questi sono i requisiti perché all'atto dell'attivazione il paziente riceve una parte della password, ma la seconda parte la riceverà attraverso le mail, per cui se non è in dotazione, non ha in dotazione una mail, non può ricevere la password. Aggiuntivamente l'assistito deve avere in dotazione un lettore di smart card, perché se no non riesce ad utilizzarlo, ma noi procediamo lo stesso all'attivazione. Ora questa tessera sanitaria sarà la card di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Già attualmente consente l'accesso all'INPS, concede l'accesso a Equitalia, e lo strumento laddove sono stati attivati i servizi di prenotazione online da parte della regione, di utilizzarla, ed è uno strumento che potenzialmente nei mesi e negli anni a venire consentirà l'accesso a tutte le prestazioni
non solo sanitarie, collegate, non solo sanitarie, Equitalia e IMSS sono tipicamente due aree. Tra l'altro anche recentemente verrà poi utilizzata per la richiesta degli assegni di studio, che quindi penso interessi moltissimo alle persone e alle famiglie. Perché questo è un documento personale, l'operatore identifica il soggetto, indica all'atto dell'attivazione di aver preso visione dei documenti e viene associata indissolubilmente l'assistito alla tessera, per cui rappresenta, se lui ne ha cura, se non la perde, se non lascia in giro le password, rappresenta uno strumento, ormai c'è una pletora di password difficile da ricordare, questo rappresenta un accesso molto semplificato. Una sorta di banca dati sarà. Esatto, poi, è una smart. Dirigerà la nostra vita clinica, anche se vogliamo. Le previsioni sarebbero in futuro nel microchip inserire anche dei dati sanitari. Questo non è in prossimità, però sicuramente abbiamo lo strumento tecnico che potrà consentire anche questa evoluzione. Le leggo alcune domande. Una domanda che l'ho già fatto anch'io precedentemente: è obbligatorio iscriversi al servizio sanitario e avere un medico? Quindi l'iscrizione è obbligatoria. Il medico è analogamente obbligatorio, però ci sono fasce di popolazione che non hanno provveduto. Molte volte, se uno passa a un'altra ASL, un soggetto giovane in buona salute, non si ricorda, rimanda ad altri momenti e poi nel momento che magari si ammala tra l'altro si rende conto di non averlo. Con questa nuova tessera sarà possibile anche fare l'iscrizione al medico di famiglia online. Infatti, quindi sicuramente aiuta. La scelta del medico è obbligatoria, deviso, cioè presentandosi agli sportelli la prima volta che uno arriva in un ASL, quindi la prima scelta nell'ASL deve essere personale perché c'è l'identificazione. Se però io dopo 6 mesi, 1 anno decido di cambiare medico, il cambio medico è possibile attraverso i servizi online. E questo è un grande vantaggio, facilitazione per le persone che lavorano. Esatto. La ringrazio, dottoressa, per essere stata con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e vi invito alla prossima puntata della trasmissione In Salute. Se volete potete scriverci all'indirizzo grp@grp.it. Alla prossima puntata, grazie e arrivederci.